Il Catania, capolista indiscusso della Serie D Girone I, si prepara ad affrontare fuori casa la San Cataldese, che proviene da 6 risultati utili consecutivi, subendo solo un gol. Il mister del Catania, Ferraro, analizza il prepartita del match. Mi aspetto, come sempre, una partita difficile, che andiamo su un campo che ha delle dimensioni un po' più piccole, però noi siamo il Catania, andiamo sempre lì con la solita mentalità, con la voglia di vincere e di fare tutto per portare i 3 punti a Catania. Giochiamo contro una buona squadra che nelle ultime 6 partite viene da 6 risultati utili consecutivi e di cui ha preso un solo gol. Per questo è una squadra in salute, però abbiamo lavorato bene in settimana, abbiamo voglia, abbiamo entusiasmo, abbiamo voglia sicuramente di portare 3 punti qui a Catania per andare avanti nel nostro percorso che stiamo facendo fino adesso. Bisogna fare giocare i giocatori che stanno più in forma durante la settimana e quelli che vanno in panchina devono essere pronti, perché alla fine siamo una rosa così ampia che possono giocare tutti quanti. Questo qui è la fortuna di un allenatore al Catania, e questa è, bisogna portare sempre avanti il progetto lavorativo che ci hanno i calciatori, c'è la società, ce l'ho io in testa, perché alla fine li monitoriamo tutta la settimana e certamente se qualcuno ha bisogno di riposo si riposerà sicuramente, perché abbiamo uno staff medico, abbiamo 2 operatori al 13, siamo una super società. Per questo, da questo punto di vista, non va mai in campo un giocatore che non sta in condizioni, e chi va in panchina non è che non gioca perché non è in condizioni, perché abbiamo una rosa così ampia e bisogna essere parte integrante di questo progetto del Catania, perché è fondamentale l'obiettivo che vuole il Catania. Noi non guardiamo la classifica, non guardiamo niente, ma guardiamo settimana per settimana di consolidare il nostro primato e di andare avanti, questo sicuramente.